Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'Anno Santo, a cura di Fabio Rosini. Perdono. Nel nostro concetto comune di perdono, noi intendiamo una intenzione della volontà che si apre all'accoglienza dell'errore altrui. È interessante notare che nel più antico dei Vangeli, il Vangelo di Marco, la parola perdono, remissione dei peccati, perdono, compare sulla bocca di Gesù quando gli calano dal tetto un paralitico, il quale viene posto davanti evidentissimamente perché lui ne guarisca la paralisi. E invece il Signore apre bocca dicendo questa strana frase: ti sono rimessi i tuoi peccati, come la priorità, l'urgenza che viene posta in essere per questo povero malato. E c'è il commento dei farisei: chi può rimettere i peccati se non Dio solo? È interessante notare che Gesù non contesterà il contenuto di questa frase, ma farà capire che è successo qualcos'altro, che sono alla presenza dell'inviato di Dio, di Dio stesso. Ma perché questa frase dei farisei? Beh, dobbiamo capire che nell'Antico Testamento esistono due verbi che sono riservati a Dio, cioè sono due verbi che solo hanno come agente, come soggetto, Dio stesso. Il verbo bara, che vuol dire creare, e il verbo selach, che vuol dire perdonare. Perdonare è un atto divino, solo Dio può rimettere i peccati. Noi possiamo pensare di aggiustare le cose, ma rimettere i peccati, toccare così profondamente la persona umana, da resettarla da un suo errore, noi sappiamo fare tante cose, ma questo no. Le nostre tecniche umane, la ottima psicodinamica che tanto ci serve per aiutare le persone che sono in difficoltà, però non può arrivare a questo punto. Qui ci vuole il potere rigenerante di Dio. Solo Dio sa perdonare. Noi quando perdoniamo attingiamo alla forza stessa di Dio. Non siamo emettitori di perdono, ma canali di perdono, del perdono stesso che Dio ci ha elargito, di cui viviamo, ed è il cuore del nostro battesimo, che è il perdono dei peccati, e che noi restituiamo come un regalo che una volta accolto non può che essere dato all'intorno. Il perdono ci mette a contatto con il potere stesso di Dio, l'unico, che sa togliere il peccato dall'anima umana.